Ciao cari amici e benvenuti. Potreste chiedervi ma cosa c'entra un video del genere su un canale che tratta di tecnologia? Beh, ho deciso di fare questo video perché sono stato preso di mira direttamente da diversi complottisti nelle settimane passate e quindi ho ritenuto fare un pochettino più di, come dire, chiarezza, sempre didattica, quindi su questo argomento per più che altro evitare che qualcun altro possa essere influenzato negativamente da quello che ritengo essere un qualcosa di estremamente negativo, un fenomeno estremamente negativo per il web e per tutti noi. In altre parole, per me farsi influenzare da un complottista significa perdere una visione logica e costruttiva su tutto quello che ci circonda, sull'evoluzione, sulla tecnologia. E se appunto vi piace la tecnologia, essere in qualche modo così fermati e influenzati, come detto, negativamente da queste persone è sicuramente un male. Piccola nota simpatica prima di delineare appunto il profilo del complottista, chi è, come agisce, cosa fa e perché lo fa, appunto volevo dirvi dove sono stato attaccato da questi complottisti. La risposta è quel video che ho fatto in cui parlavo del 5G. Quel video l'ho fatto perché molti di voi in altri video appunto mi avevano chiesto un approfondimento sul 5G e in quel video semplicemente spiegavo le basi della tecnologia e le potenzialità che aveva nel cambiare effettivamente il mondo in cui viviamo. È stato da molti apprezzato e perciò vi ringrazio, ma a un certo punto sono iniziati a piovere un sacco di non mi piace e appunto commenti in cui alcune persone mi accusavano appunto di supportare una tecnologia mortale. Ebbene, farò un video sugli effetti sulla salute degli esseri umani del 5G, o magari l'ho già fatto in base a quando state guardando questo video, quindi nel caso vi interessa fate una ricerca nel mio canale. In ogni caso io ho letteralmente scoperto appunto di questo movimento complottista del 5G proprio da quel video, perché quando sono iniziati a piovere questi commenti, questi insulti da gente abbastanza e in alcuni casi molto maleducata, appunto mi sono chiesto ma che cosa sta succedendo? E questo dice molto appunto sugli attacchi sbagliati che ho ricevuto, perché non sapevo nemmeno che esistesse questo fenomeno prima di fare quel video. L'unico scopo era, come faccio per tutti gli altri miei video, a uno scopo didattico, quindi semplicemente spiegare le cose oggettive che ci circondano. Ebbene, quindi proprio per questo modo, a mio avviso molto sbagliato, aggressivo, maleducato di approcciarsi e soprattutto di utilizzare il web, di utilizzare internet, che dovrebbe essere una fonte di informazione, non di disinformazione, ho deciso di fare questo video per delineare appunto il profilo del complottista e per sperare appunto che molti di voi con la testa sulle spalle non si facciano influenzare da queste persone. Beh, chi mi segue da tempo sa che non sono una persona che si nasconde, nel senso dico quello che penso in maniera molto aperta. E motivo per cui appunto voglio fare questo video e dire anche quello che penso dei complottisti. Non ne penso assolutamente bene, anzi ne penso molto molto male. Quindi insomma seguitemi in questo video in cui andiamo a definire il profilo del complottista e se proprio vogliamo aggiungere qualcosa, come conoscerlo e come evitarlo. Il complottismo si può definire come un movimento popolare di cui fanno parte tutti coloro che pensano che quello che succede nella realtà attorno a noi, dalla storia, alla politica, all'economia, alla scienza, praticamente tutto, sia frutto di movimenti, di complotti portati da quelli che sono definiti i poteri forti, quindi ad esempio la società stessa, la politica stessa o le grandi società. In altre parole, partendo da qualsiasi avvenimento, piuttosto che accettarlo per quello che è, iniziano a ricamarci sopra delle congetture, partendo da un unico presupposto. Questa cosa è stata fatta, si sta facendo solo con uno scopo, cioè fare del male a noi poveri cittadini inermi. E da qui si parte per dare delle motivazioni più o meno fantasiose, difficilmente accettando la semplice realtà. Ci
sono due tipi di complottisti. Quelli cosiddetti di professione, che per qualsiasi cosa accade, loro ci vedono del marcio e praticamente sotterfugi ovunque. Questi vivono in una realtà così tanto separata che praticamente sono totalmente circondati unicamente da complotti. Il secondo tipo invece è quello che io, come dire, tollero di più, perché, come dire, sono a loro volta delle vittime invece dei veri complottisti. Sto semplicemente parlando di tutti coloro che si trovano a leggere quello che questi complottisti dicono e magari per poca voglia di informarsi, poco tempo, non approfondiscono quelli che sono gli argomenti e comunque si fanno, come dire, influenzare appunto da queste parole e iniziano appunto ad avere dei dubbi che magari quelle cose che dicono i complottisti siano realmente vere. La differenza probabilmente è che in quel caso il complottista di professione, quello estremamente convinto, solitamente commenta dicendo «Ah, il 5G uccide!» e poi parte con una sequela di insulti, mentre il complottista, come dire, così indottrinato, invece esprime, sì, dello scetticismo, mette in dubbio magari l'informazione stessa, però lo fa con un po' meno aggressività e convinzione. Questa è la pecca più grande di tutti i complottisti, perché basano quelle che sono le loro convinzioni non sulla presenza di prove, ma piuttosto sulla non presenza di fatti certi. E spesso su interpretazioni più o meno fantasiose degli stessi, nonché a volte addirittura cercano proprio di creare delle prove per portare chiaramente l'acqua al loro mulino. A volte li esce particolarmente bene, a volte veramente molto male. Torniamo ad esempio al 5G per farvi capire meglio, perché comunque appunto è un tema caldo. Molti di questi complottisti del 5G fa male e uccide portano come loro baluardo delle loro motivazioni appunto il fatto che ci sono stati degli episodi di grande morie di stormi di uccelli, di una grande quantità di uccelli in una determinata zona in un determinato momento. Questa, ad esempio, per loro è la prova inconfutabile della dannosità del 5G, nonostante praticamente tutte queste notizie appunto sulla moria di uccelli siano delle comprovate bufale, delle fake news. Allora non interessa nulla andare ad approfondire se una determinata notizia è vera o falsa, perché se quella notizia gioca a loro favore, chiaramente la portano come baluardo della loro convinzione. Poiché ovviamente è molto più comodo sfruttare queste notizie a loro, come dire, uso e consumo per sostenere le loro tesi, piuttosto che cercare di dare delle motivazioni più oggettive e più scientifiche. Colgono un'opportunità, la piegano a loro volere. C'è un dato su cui vi esorto a riflettere riguardo la sostenibilità appunto di tutti questi complotti. Le teorie del complotto non hanno mai delle prove scientifiche reali a loro favore. E non intendo dire le prove scientifiche inventate da questi complottisti, ma prove scientifiche che hanno passato appunto il metodo scientifico, cioè che definiscono qualcosa di oggettivo e inconfutabile. Per tutti i complotti, tutti, dal primo all'ultimo, non esiste mai una prova del genere. Infatti le teorie del complotto rimangono sempre teorie. Non c'è mai stata una teoria del complotto che è diventata una tesi, che appunto si è dimostrato qualcosa. Vanno avanti, evolvono e negli anni acquistano sempre più dettagli. Sono semplicemente considerate tali vere e realistiche per tutti quelli che ci credono veramente. Pensate ai complottisti della Terra piatta, che probabilmente è un tormentone, ormai uno dei più vecchi. Loro credono che la Terra sia così, punto e finito, non gli interessa niente produrre delle prove e forse quella della Terra piatta va avanti da così tanto tempo che appunto ha raggiunto dei livelli di incredulità pazzesca, veramente ridicoli, arrivando a effetti Pac-Man giganti che costruiscono chiese e un sacco di Jon Snow alla protezione della barriera di migliaia di chilometri ai bordi della Terra. Altre teorie forse sono un po' meno ridicole, però ripeto, non c'è nessuna teoria nella storia degli anni che è diventata qualcosa di più. Teorie erano, teorie sono e teorie rimarranno. Voglio ora semplificare in poche parole quello che è il ritratto del complottista medio. È un ritratto che è stato anche definito da diversi studi psicologici e sociologici che sono stati fatti appunto su dei complottisti. Il complottista medio è una persona che solitamente ha difficoltà a relazionarsi con il prossimo, è insicuro al lavoro e vive in uno stato di anomia.
spesso chi ha difficoltà in soddisfazione sociale e professionale si rifugia in teorie complottistiche per sentirsi parte di qualcosa e per trovare motivazioni fuori dal suo controllo che possano giustificare, almeno in parte, le sue condizioni di vita. Il complottista crede spesso in più complotti, ma non è mai convinto di una sola teoria. Il complottista non è mai testimone oculare, non era presente nel momento in cui si è verificato l'avvenimento, bensì si basa su supposizioni che spesso ha appreso da altri complottisti. La linea di difesa del complottista si basa sulla generalizzazione di un fatto e ogni nuova cospirazione ne genera delle altre. Il complottista è generalmente arrabbiato e aggressivo appunto perché si sente vittima di un sistema che non può controllare e che ritiene quantomeno in parte il responsabile della sua condizione di vita di cui non è soddisfatto. In altre parole, la paranoia spinge il complottista a porsi in maniera aggressiva perché, non avendo effettivamente alcun tipo di dato oggettivo dalla sua, allora cerca di dare più forza alla sua posizione, come dire, alzando i toni. Questa forma mentis, abbinata chiaramente agli strumenti di internet, ai video, ai commenti, porta a quello che vediamo, cioè commenti, toni aggressivi e molto sopra la riga anche delle buone educazioni. L'obiettivo del complottista è quello di accreditare la sua posizione screditando gli altri. Quindi, e questo si trasforma appunto nell'aggressività di cui parlavo di prima, dando dell'ignorante e dello stupido a chiunque invece non la pensa come lui. In altre parole, non è differente dal bullo di scuola che passa alle mani perché non riuscirebbe a sostenere una discussione, proprio perché gli argomenti dalla sua sono estremamente deboli. E difficilmente il complottista cerca uno scontro diretto, preferisce uno strumento passivo come appunto un commento, perché in quella maniera può vomitare nel commento tutta la sua aggressività e tutte le sue idee, perché in caso contrario con un confronto diretto dovrebbe sottostare magari a quelle domande scomode, difficili da rispondere, e quindi in quel caso la sua posizione perderebbe di forza. E se messo alle strette, che cosa fa? Quello che sa fare diventa ancora più aggressivo. Infine, anche questo potete vederlo da soli, probabilmente il baluardo di ogni complottista è lo screditare chiunque altro. Fate una ricerca sul web di articoli magari che parlano di argomenti appunto che sono fonti di complotti. Vi trovate magari degli articoli che non hanno, che hanno un paio di commenti e basta, e quei commenti sono proprio dei complottisti che sono andati a cercare per forza ogni fonte per poi insultare con la massima aggressività l'autore, la testata o qualunque altra fonte di informazione, appunto per screditare gli altri, dire che non capiscono niente, che sono degli stupidi, che solo loro hanno infusa nella loro mente la somma verità. Bene, ho detto tutto questo, ho fatto questi profili, vi ho raccontato solitamente come si pongono, quindi il profilo classico del complottista, perché, come detto all'inizio del video, il mio unico obiettivo è mettervi in guardia, perché l'unica ultima cosa che io desidero è che la maggior parte di voi che mi seguono, perché interessati alle tecnologie, si possano far influenzare negativamente da queste persone. Farsi domande, interrogarsi su quello che ci succede attorno, se è giusto, se è sbagliato, se fa bene o se fa male, è giusto e sacrosanto. Bisogna interrogarsi, è giusto interrogarsi se il 5G fa o no male, però bisogna prendere i dati, bisogna analizzarli, bisogna farsi delle domande e ragionare in maniera concreta. Non bisogna prendere così un'informazione per sentito dire, una bufala, una fake news, e su quello basare tutto il proprio credo. Bisogna darsi delle risposte se esistono, se non ci sono ancora le risposte, bisogna lasciare tutte le opportunità aperte, ma la mancanza di risposte certe non giustifica nessuno nel darsi quelle risposte inventandosi delle teorie. Se ancora non c'è la risposta, bisogna semplicemente aspettare, studiare e raggiungere quella risposta con il tempo. Insomma, senso critico, ragazzi, intelligenza, analisi, e assolutamente non facciamoci influenzare da chi quel senso critico e quella voglia di approfondire e di basarsi su dei dati veri e oggettivi, non su teorie inventate, non ce l'ha e appunto abbraccia così senza motivo le teorie del complotto. Amici, io vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Veramente per me è molto importante che tutti voi abbiate il vostro senso critico e non vi facciate influenzare. Lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!